E ragazzi, prima che inizi questo video, piccola pubblicità personale, ho appena pubblicato un ebook dove sono andato a raccogliere i viaggi che ho fatto nel 2019, una raccolta, diciamo, della storia del viaggio, un po' di foto, delle informazioni. Quindi, se volete andare a scoprire questo ebook, vi lascerò qua sotto il link. E ragazzi, vi ringrazierò se acquisterete questo ebook. Spero che vi possa interessare. Lasciate una recensione se volete. Supportate il canale in qualsiasi maniera. Iscrivetevi e adesso via col video. Ciao ciao. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Come avete potuto notare dalla breve introduzione, mi sono recato col traghetto partendo da Sulzano in provincia di Brescia. Mi sono recato a Monte Isola. Qua adesso inizierò un po' a perlustrare la zona. Penso che farò un primo tratto in bus e poi farò un po' di trekking, diciamo. Siamo a Montisola, che per chi non lo sapesse è l'isola lacustre più grande d'Europa. È stata famosa questa isola perché è stata collegata dal famoso Floating Pierce, ovvero queste cose qua, quei cosi galleggianti arancioni. Adesso vediamo qua che c'è il servizio di linea. Ok ragazzi, siamo partiti a fare un po' di trekking anche per smaltire un po' i panettoni, ragazzi. Comunque non manca molto, circa un chilometro. Infatti mi sono fermato non proprio nel paesino vicino al santuario che voglio raggiungere, che è il santuario in vetta a questa isola. Scusate il fiatone. Da qua manca circa 1 chilometro, comunque non è molto lungo come trekking, però poi penso di tornare anche indietro facendo magari qualche altro pezzo a piedi. Quella zona è molto bella. Siamo appunto su Monte Isola, che vi ricordo ancora è l'isola lacustre più grande d'Europa, credo. Diventata famosa per i Floating Pierce, quella specie di passerella di galleggianti che collegava la riva proprio all'isola, che collegava le due sponde dell'isola. Parlando di moto, se siete in zona, sicuramente fare il lungolago. Io vi consiglio la sponda bergamasca perché è molto ma molto più bella, molto più emozionale, diciamo. Sarebbe bello venire in moto perché le strade mi sembrano anche abbastanza belle, però comunque non si può, visto che possono circolare in moto solo i residenti, in motorino comunque, solo i residenti di Monte Isola. Le altre persone si può girare solo a piedi,
o comunque c'è un servizio bus. Potete fare un po' di trekking, se non siete in grado state sulla riva del lago. Oppure aspettate quei pochi bus che passano. D'altronde, vabbè, non si può pretendere da una piccola isola che ci siano 20.000 bus. Quindi, per una scampagnata diversa dal solito, penso che possa essere una destinazione abbastanza caratteristica. Se volete anche magari camminare un po' a piedi, non è male come destinazione. Comunque non sono venuto qua a caso, ma sono venuto qua anche per fare magari qualche dronata. Far partire il drone da qua sarebbe davvero uno spettacolo. Guardando il sito di Flight, dove ci sono su tutte le zone dove non è consentito o è consentito volare qua, non mi dicono niente, quindi si può volare addirittura fino a 120 metri di altezza, a meno che non conosco qualcosa di diverso. Quindi arriveremo su in cima e faremo partire il drone, ragazzi. A dopo. E niente ragazzi, spero che vi sia piaciuta questa dronata. Adesso vedo un po' cosa fare. Adesso siamo in discesa, quindi posso raggiungere qualsiasi luogo. Devo vedere un po' magari col bus se si può fare qualcosa. Farò ancora questi 1-2 chilometri a piedi. E poi vediamo, sicuramente c'ho anche un po' di fame, eh. Thank you.
E per questo video, ragazzi, è tutto. Io spero che vi possano interessare dei video del genere, dove per il momento, magari dove non sto andando a fare i giri in moto, vi porto appunto in delle zone abbastanza vicine a dove abito e vi faccio vedere appunto i posti che si possono anche visitare anche venendo comunque in moto. Qua comunque siamo, vi ricordo, sul lago di Iseo, qua siamo a Sulzano, sponda bresciana. Io vi consiglio, se volete fare il percorso del lago di Iseo in moto, di partire da Lovere, fare tutta la sponda bergamasca e poi, se volete venire a visitare Montisola, partire proprio da Sulzano per appunto dirigervi verso il porto di Peschiera qualcosa, non mi ricordo bene, comunque il porto di Peschiera, che il tragitto è proprio breve, neanche 5 minuti, siete appunto vi ritroverete sull'isola di Montisola appunto, che vi ricordo è l'isola più grande d'Europa a livello lacustre. Quindi niente, ne vale la pena, sì, venite, sì, e alla prossima. Ciao, ciao!